Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su Car Mechanic Simulator, edizione completa 2014. E iniziamo subito con il nostro primo incarico. Andiamo subito a vedere, mostrando il nostro ordine di riparazione. Vediamo, testa l'auto con l'analisi diagnostica. Ah, benissimo, ho sentito che qui possono testare la mia aiuto con la mia auto, magari, non la mia aiuto. Cattiva traduzione. Voglio essere sicuro che sia tutto a posto prima di partire per le vacanze estive. Ma certo. Ok, questa è una cosa che non ho ancora visto. Vediamo un po'. Ok, questo è il nostro sollevatore. La diagnostica di solito si fa qui. Ok, infatti dovrebbe essere. Ecco qua, il test diagnostico. Controlla l'auto con l'analisi diagnostica. Certo, è quello che proprio vogliamo fare. Ok, mostriamo subito il nostro nuovo garage. Ok, prova ruote anteriori sul freno. Ok, cosa devo fare? Scusami. Ah, ok, perfetto. Prova ruote. Tieni premuto il freno, che dovrebbe essere quindi indietro. Vediamo un po', sinistra-destra, prova ruote posteriori sul freno. Ok, quindi dovremmo andare avanti. Perfetto. Adesso dovremmo tenere premuto sul freno, ecco come sto facendo adesso. Vediamo un po', 93.8, 93.4. Beh, sono ottimi direi. Prova ruote anteriori sulle sospensioni. Andiamo ancora dritto. Ok, fin quando non ci fermeremo. Attendi, oh, attenzione. Ok, questo è brutto, questo è brutto. Vediamo un po', 93.4, 93.3. Beh, direi che stai messo abbastanza bene. Andiamo all'ultima parte del percorso. Attendiamo. Vediamo un pochino. Va. Vediamo, attenzione, 2.4 lì. Non è tanto buono. Però, tutto sommato, stiamo messi bene. Ok, c'è quella piccola differenza. Però 2.4 è davvero poco, però intanto attendiamo il caricamento. Sta messo abbastanza bene per quanto riguarda i freni. Abbiamo fatto una buona analisi. Ok, e diciamo al nostro amico che, beh, mostra ordine, possiamo anche accettare. Ok, non abbiamo riparato, però per $300 intanto ti sei assicurato che la tua auto potrà andare benissimo ovunque tu voglia andare al momento. Se poi si rompe, vieni da noi e in tutto in un secondo ripariamo. Ok, intanto il nostro primo incarico già è concluso. Vediamo subito il secondo. Vediamo di che si tratta. Esamina il motore e trova una soluzione. Attenzione, il motore della mia auto non parte più. Riparalo al più presto, per favore. Mi serve per domani mattina. Ma certo, non ti preoccupare. Ok, abbiamo detto il motore. Ecco qua, questa è una cosa abbastanza brutta, ragazzi. Il motore, 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 azione. Ok, cofano. Ok, intanto direi, ragazzi, di nascondere e mostrare condizioni. Perfetto. E nascondi, mostra carrozzeria. Ok, quindi questo è giusto per una mano. Ok, motore, verifica. Vediamo un po'. Direi di andare in esamina condizioni. Ok, il coperchio probabilmente non avrà nessun problema. Infatti 93%. Quindi direi di iniziare un po' a togliere un po' di pezzi. Dai, togliamo questo da quest'altra parte. Vediamo, questo non si può togliere perché dobbiamo togliere prima questo, ovvero i cavi di accensione. Ok, togliamoli e sono al 95%. Potremmo provare se un problema è una candela. Vediamo un po', 93%, quindi non direi che neanche questo è il problema. Intanto vediamo un po'. Vorrei continuare a svitare per il nostro motore. Vediamo un po', controlliamo con tanta attenzione. Modulo di accensione. Ok, svitiamo anche questo. Ok, togliamo i due bulloni. Dai, veloce veloce. Vediamo un po', 93%. Sta messo bene. Quindi direi, beh, smontiamo. Smontiamo il nostro motore. E fino ad arrivare a quale sarà il problema, ovvero
Ah, eccola qui, candela di accensione 3%. Attenzione, andiamo a controllare da quest'altra parte. Abbiamo una candela al 3%, l'altra era messa bene invece. Intanto, scusami, mi togli la candela? Grazie. Vediamo quest'altra. Ecco qua, 90%. Quindi il problema sarà questo. Attenzione, io sbaglio intanto a cliccare ogni santa volta. Vediamo un pochino se riusciamo ad arrivare in modo buono, anche perché lagga un po', ragazzi. Lo so, mamma mia. È una cosa bruttissima. Purtroppo non riesco a capire ancora perché il gioco mi lagga, ovvero il mio computer dovrebbe mantenerlo senza problemi. Ok, due candele d'accensione al 3%, quindi. Ok, qua può essere riparata. Vediamo, la candela d'accensione non può essere riparata, ne sono sicuro. È una cosa impossibile, infatti. Dobbiamo solamente chiudere qua. Quindi andiamo vicino al nostro dolce caro computer che si trova da questa parte. Vediamo un pochino. Dov'è? Dov'è? Qui? Perfetto, accendi il computer. Andiamo nella parte negozio ricambi auto e andiamo a comprare due candele. Ok, scendiamo, scendiamo. Vediamo un po' il braccio, la cinghia, no? Candela, candela. Ok, l'abbiamo superata probabilmente perché le CO. Eccole qua, candele d'accensione. Ce ne servono due. Però ci dà 300 dollari. Ok, spero non ci siano altri problemi oltre le candele. Ovvero, sembra un po' che ci stia pagando un po' troppo. Ma l'importante è che ci paghi. Forse il problema non lo conosceva, quindi comunque ci dà un bel po' di soldi. Intanto proviamo a togliere anche il coperchio testata. Qui vediamo 95%. Questo qua possiamo toglierlo? No. Però dovremmo togliere il collettore di scarico. Bah, direi che forse è troppo. Dai, andiamo in modalità di assemblaggio. Andiamo ad aggiungere il blocco motore, cioè no, il coperchio della testata che è in buonissime condizioni. Andiamo ad aggiungere le nostre candele, naturalmente le candele quelle là buone, eccole qua, candela d'accensione 100%, da quest'altra parte andiamo ad aggiungere l'altra, ok, sperando sia solo questo il problema perché abbiamo speso davvero pochissimo, come avete potuto ben vedere, ok, aggiungiamo anche quest'altra, vediamo un po', ecco qui, questa qua al 93%. Intanto abbiamo un bel po' di candele da buttare, ragazzi. Sì. Ok. Mettiamo anche questa al 90%. E poi concludiamo il resto. Vediamo un po'. Ah, ok. Manca questa parte che avevamo tolto. Che non mi ricordo che cos'era. Qualcosa d'accensione, sicuramente. Sicuramente. Ok. Vediamo un pochino cosa ci dice. Ah, sì, vogliamo aggiungere. Ecco qua il modulo di accensione che avevamo svitato con i due bulloni. Ok, perfetto. Aggiungiamo i cavi che naturalmente i cavi di accensione che dalle candele si vanno a prendere. Poi da questa parte aggiungiamo la plastica motore e direi che è finito. Vediamo il nostro ordine. Perfetto, esame il motore e trovo una soluzione. L'abbiamo trovata a 300 dollari, grazie mille. Arrivederci. Vediamo il terzo ed ultimo lavoro, il nostro terzo incarico della giornata, e vediamo un po' cosa dobbiamo riparare. Sperando non sia troppo difficile. Ovvero, sicuramente adesso saranno tutti. Trovo la soluzione, trovo il problema. Intanto vedo che è una macchina abbastanza sportiva. Sostituisci tutte le parti usurate. Attenzione, sono finito in una buca guidando e credo di aver rotto la sospensione sinistra. Puoi ripararla? Ma certo, posso ripararla senza problemi, però fai attenzione la prossima volta. Intanto direi che è una bellissima macchina sportiva, sarà una Dodge, ragazzi, sì, ma si capisce più o meno da qua. Ok, forse no, forse mi sto imbrogliando. Intanto direi subito di andare in nascondi mostra carrozzeria e nascondi mostra condizioni. Ok, abbiamo detto a sinistra, quindi direi di controllare per prima cosa la parte di sinistra. Ok, noi ci togliamo per prima cosa la ruota. Ok, pneumatico Vulcan Spectrum. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Ok, vediamo un po' la ruota come sta messa. Ecco qua, 12%. Quindi
il pneumatico va cambiato. Vediamo un po' intanto la pinza del freno se ha subito dei danni. Sperando di no, ragazzi. Ok, la pinza freno sta messa bene. Le pastiglie, ecco qua, togliamole. Vediamo, 92%. Togliamo anche l'altra pastiglia. Ehi, ecco qui. Dai, vai via, sciò, sciò, sciò. Ok, l'altra pastiglia sta messa bene. Adesso andiamo a vedere il disco freno. 87%. Beh, direi di non svitare nient'altro. Ok, dobbiamo adesso cambiare invece la sospensione. Ok, questa è la molla per sospensione. La sospensione invece... Andiamo un pochino, ragazzi, andiamo a giocherellare. Ok, intanto direi più che altro di usare l'esame a condizioni. Ok, vediamo un po' questo qua come sta messo. E poi scoprite che non ce lo dice. Perché non ce lo dici? Ok, modalità esamina. Ah, ok, ah, questa parte non può essere smontata, è diverso il fatto. Ok, invece questa parte non me lo puoi dire, perché no? Ammortizzatore anteriore, molla, scusa, la sospensione quale sarebbe? Cioè, non dovrebbe essere questa? No, sembra di no. Probabilmente avrò sbagliato e probabilmente sì. Ok, okay, qui l'ammortizzatore, però non me lo fa controllare, perché? Perché non me lo fai controllare? Perché, perché, perché? Perché sei così? Ok, intanto scusate un po' un attimo, vediamo un po' intanto il tirante come sta messo, anche se non credo che abbia subito danni. Ecco qua, attenzione, attenzione. Ok, qualcosa mi diceva che anche questo poteva essere danneggiato. Il mozzo anteriore intanto non si può togliere. Vediamo un po' il tirante esterno. Ecco qui, uno dopo l'altro escono. Poi vediamo un pochino. Dobbiamo controllare ancora. No, questa è la trasmissione. Mamma mia, che buca che hai preso. Praticamente l'hai distrutta la macchina. Non è che l'hai danneggiata, l'hai distrutta. Ok, controlliamo anche il collegamento. Ok, questo sta messo bene. Penso Rex Force Terzo non ci siano danni. Intanto braccio sospensione anteriore. Questo mi preoccupa un po'. E intanto direi di svitare un po' queste cose al momento. Dai, dai. Andiamo in modalità di disassemblaggio. Ok, questo è assemblaggio. Disassemblaggio, perfetto. Togliamo il tirante esterno. Perfetto. Fuori uno. Poi togliamo il tirante interno. Fuori. E per il resto penso che dovremmo sollevarla. E intanto andiamo a controllare anche quest'altra parte, perché ha detto che l'ha presa dalla parte di sinistra, quindi probabilmente anche dietro avrà subito qualche danno. E lo scopriremo subito. Vediamo un po'. No, 88%. Attenzione, probabilmente non ha subito nessun danno. Ok, esamina condizioni. Andiamo subito a scoprirlo. Vediamo un po'. Cosa abbiamo? La pinza freno sta messa bene. Controlliamo anche il disco freno. Ok, direi che non si è danneggiato nulla, probabilmente. Ok, molla per sospensioni, braccio sospensione posteriore. Ok, voglio un attimo tirarla su con il sollevatore per controllare meglio la sospensione, ragazzi. Sì. Probabilmente più danneggiata di quello che noi pensiamo al momento. Ok, intanto... Ok, andiamo alla parte del motore, accediamo. Braccio sospensione sinistro, ecco qua. Questo qua controlliamolo subito. Vediamo un po', detto che si è danneggiato. E lo andiamo a controllare. Ed eccolo qui, anche te danneggiato. Mamma mia, che cacchio hai combinato. L'hai fatta grossa, amico, l'hai fatta grossa. Dai, andiamocela a prendere. Non posso toglierlo finché non tolgo... Ah, la boccola di gomma. Certo, tiriamocela. Che è al 16%, attenzione, mamma mia, hai combinato danni su danni. Ok, e direi che non c'è più nulla da sostituire. Perfetto, adesso andiamo a ricordarci tutto ciò che dobbiamo montare sull'auto. E sarà abbastanza difficile perché già mi sono dimenticato tutto. Ok, dai, mamma mia, questo è stato un super danno, sicuramente.
Ok, negozio ricambi auto. Vediamo un po' cosa dobbiamo comprare. Ok, facciamo pian piano perché già mi sono dimenticato tutto. Ammortizzatori no. Ammortizzatori posteriore. L'asse motore no. Ah, ok, boccola di gomma sì. Ok, questo l'aveva rotto. Poi il braccio sospensione anteriore sinistro. Vieni a me. Ok, posteriore nessun problema. Qua no. Vediamo un po'. Condotto, collettore no. Ok, mi sono già dimenticato cosa è stato danneggiato. Disco freno no, filtri niente, molla no. Controlliamo un po' la pinza. Ah, i tiranti, ragazzi, tirante esterno e tirante interno. Ah, anche il pneumatico, che se non mi sbaglio era il Vulcan Spectre. Eh sì. Dovrò comprare anche questo tipo di pneumatico, se non ricordo male. Attenzione, non voglio fare un cattivo acquisto, quindi lo acquistiamo alla fine. Ok, ST, quindi tirante esterno, vieni qui. E poi il tirante interno. Poi non mi sembra che sia stato danneggiato altro. Intanto controlliamo un secondo i pneumatici. No, non posso vederli da qua, vero? Però sono, vediamo, 5 così. Controlliamo un secondo, magari li riesco a comprare subito. E un po' attenzione. Ok, vediamo un po'. Pneumatici, dove siete? E sì, sono i Vulcan Spectre. Vediamo un po'. Sì. Ok, compriamo anche questo. Spero di aver comprato tutto, perché al momento non mi ricordo. Ok, facciamo le prime riparazioni. Ok, la parte motore, vediamo qua e dietro. No, a noi ci interessa la parte di avanti. Ecco qui, motore. Ok, andiamo in modalità assemblaggio. Ecco qua, ci dice subito di montare la sospensione. Ok, il braccio è stato messo. Ok, attacchiamo i bulloni anche da quest'altra parte. Poi, cosa da non dimenticarci, è la boccola. Vediamo un po', aspettate se riusciamo a prenderla da qui giù. Mamma mia, che abbiamo preso! L'abbiamo preso, vediamo. No, l'abbiamo perso più che altro. Vediamo un po', dai, giriamo, giriamo, giriamo intorno. Purtroppo non possiamo. Ok, dobbiamo per forza girarci per torno. Ok, dove sei? Eh sì, sei qua dentro, sei qua dentro. Sei una cosa così stupida. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Ecco qui. Andiamo a montarcelo. Naturalmente quello là nuovo di zecca. E possiamo intanto tirare giù la nostra auto. Quindi andiamo vicino al sollevatore e gli diciamo: scendi giù, amico mio. Ok, adesso intanto andiamo a lavorare vicino alla ruota. Ok, come vedete abbiamo smontato praticamente tutto. Ok, andiamo ad aggiungere intanto il tirante interno e poi quello esterno. Ok, fatto veramente un bel danno, sicuramente. Ok, tirante interno nuovo di zecca, anche il tirante esterno, sempre nuovo di zecca. Andiamo a collegarlo con il suo bel bullone. Poi dalla parte esterna andiamo a montare il freno, ecco qua, disco a freno, poi le due pastiglie. Ok. Pastiglia 1. Ok, dov'è la seconda? Eccola qui. Perfetto. Dai, sono in buone condizioni. Per fortuna almeno i freni non si sono rotti. Intanto riuscirò a selezionare quella giusta. Vediamo un pochino. Attenzione, ecco qui. Ecco qua la nuova pastiglia freno. Andiamo a mettere la pinza. Attacchiamo i bulloni. Ecco qua. 1, 2. Poi andiamo a montare il pneumatico, vediamo un pochino. Ok, i Vulcan Spectre, quelli che vuole. Attenzione, 88%, 100%. Qualcosa mi dice che. Ah no, ho smontato anche dietro, mi ero dimenticato. Ecco qua, ecco il problema. Mi ero dimenticato che avevo smontato anche dietro. Intanto qua mettiamo quello là nuovo. Ok, attacchiamo. E qua abbiamo finito la riparazione. Perfetto. Andiamo a montare anche dietro, che non avevo smontato più nulla oltre al semplice pneumatico. Ecco qua, mi stavo domandando perché ne avessi una in più, ma effettivamente non avevamo fatto riparazioni di auto così prestazionali. Ok, perfetto. Andiamo a mostrare ordine di riparazione e
Sostituisci tutte le parti usurate. Attenzione, che cos'è che non abbiamo riparato? Forse ci siamo persi qualcosa? Bah, non so che dire. Andiamo a sollevare. Pensavo di aver riparato tutto. Ok, lui ha detto a sinistra. Bah, voglio provare più che altro la sospensione da quest'altra parte, perché ho paura che l'abbia rotta. Quindi andiamo telaio. Scusami, grazie. Seleziona il telaio e ah, finalmente andiamo in esamina condizioni. Vediamo un po'. Ok, no, non questo. Vediamo un pochino. Ecco qua. Braccio della braccio sospensione posteriore sinistro B. No, sta messo bene. Proviamo anche il silenziatore, vediamo se è danneggiato. No, mi sembra nulla, ragazzi. Non so cosa sia danneggiato adesso. Vediamo anche quest'altro qui. Ok, sta tutto messo bene. Proviamo anche quello destro, anche se non ha subito danni. Almeno, come ci ha detto lui, non ci sono stati dei danni. Ok, c'è il mozzo ruota. Vabbè, questo non si può danneggiare. Attenzione, è l'ammortizzatore probabilmente. Eh sì, ne sono sicuro, ragazzi. Probabilmente è questo. Posso toglierlo? Vediamo un poco. Vediamo l'ammortizzatore come sta messo. No, 91%. Attenzione, quale potrebbe essere mai il danno che è stato provocato? Ok, sono totalmente fuori, ragazzi. Non so come. Magari la molla? Probabile che potrebbe essere la molla? E non lo sappiamo. Bah, tutto è possibile. Tutto è possibile, ragazzi. Tutto, tutto, tutto. Ok, non posso smontare se non smonto questo. Quindi vai via. Ok, c'è qualche bullone? Sicuramente. Vediamo un po', saliamo. Dov'è il mio bullone? Addirittura 4. Ah, sì, hai ragione, sono 4. Andiamo a togliere, andiamo a controllare quale sarà mai questo problema. Attenzione, è fuori uno. Andiamo intanto a smontare anche il braccio. Anche se penso che il problema potrebbe essere l'asse motore. Oppure stiamo totalmente fuori pista, ovvero stiamo lavorando dalla parte di dietro e non la parte di avanti. E questa è la cosa che mi preoccupa, che sto andando a vuoto. Ok, intanto direi di controllare la molla. Ok, toglimi la molla. No, ragazzi, no, 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 no. Siamo fuori strada, no, attenzione. Secondo me non è dietro. Quindi direi di andare a montare subito tutto ciò che abbiamo smontato. Ok, mettiamo la molla. Mettiamo di nuovo il braccio che è attaccato con i due super bulloni. Ok, andiamo anche questo. Poi montiamo prima che ci dimentichiamo questo pezzo. Probabile che abbiamo dimenticato di mettere qualcosa. Bah, non mi sembrerebbe strano. E poi ok, scusate, il bullone. E poi andiamo ad aggiungere il silenziatore che abbiamo tolto. Quello l'AV6, quindi delle auto sportive. Ok, dov'è il bullone? Dove sono i bulloni? Mamma mia, i bulloni. Che cosa bella, la cosa più bella che abbiano inventato. Ok, ragazzi, dobbiamo ragionarci. Quale sarà mai il problema? Bah, direi magari di riscenderla. Nessun pezzo da assemblare. Ok, questo lo sapevamo. Però mostro ordine di riparazione e lui mi dice che devo ancora sostituire delle parti usurate. Ok, sono finito in una buca guidando e credo di aver rotto la sospensione sinistra. Puoi ripararla? Effettivamente io te l'ho messa una totalmente nuova. Non è che forse dovevamo ripararla? Bah, mi sembra strano. Ok, intanto che cosa sto facendo? Devo andare vicino al sollevatore e abbassare tutto. Sì. Scendi, scendi, scendi. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Probabilmente c'è ancora del lavoro da fare. Proviamo a smontare di nuovo il pneumatico di davanti. Ok, dai, smonta. Ehi, ehi, dai, vai a smontare. Perfetto. Avviciniamoci e diciamo di smontare questa roba.
Ok, sperando di non andare nell'ennesimo muro, ovvero non troviamo qual è l'effettivo problema. Anche se per me problemi qui non ce ne sono, ovvero non c'è nient'altro da riparare. Però un qualcosa ci deve essere. Però, se no, perché dovrebbe dirci che c'è un problema? Possibile che sia l'ammortizzatore anteriore? Controlliamo. Vediamo un po', posso controllare questo? No, perché non posso esaminare ciò? Per quale motivo non posso l'ammortizzatore? Perché probabilmente dovrò rialzare la macchina. Eh sì. Ok, quindi proviamo con l'ammortizzatore. Quindi andiamo dal sollevatore, diciamo di sollevare la macchina. Noi riandiamo qua e proviamo che se il problema è l'ammortizzatore. Se no, io sono totalmente fuori strada. Ovvero, non ho capito per nulla quale sarà il problema. Ok, intanto noi cerchiamo il nostro ammortizzatore. Poi scoprite che non deve stare per forza rialzato e che da questa posizione non potremo mai lavorarci. Ok, intanto giriamo con naturalmente facendo attenzione a tutto e andiamo a controllare il problema. Ok, vediamo un pochino. Collegamento, benissimo, l'avevamo già visto. A noi interessava vedere al momento la sospensione. L'ammortizzatore. Però non lo trovo. Ovvero, questa è la trasmissione, a noi non ci interessa. Scendiamo giù. No, vediamo un po' perché mi fate questi brutti scherzi. Ok, mozzo ruota, disco freno. No. Abbiamo detto ammortizzatore, però l'ammortizzatore non riesco a trovarlo se non da questa parte. Ok, no, non posso proprio interagirci da questa posizione, quindi non è qua sicuramente. Ah, mamma mia, quanti problemi, ragazzi, quanti problemi! Ok, devo riscenderla purtroppo, devo riscenderla. Eh sì. Vediamo un pochino. Ok, sollevatore, andiamo a scendere di nuovo la nostra macchina e andiamo a controllare. Eh sì, purtroppo. Purtroppo per l'ennesima volta dobbiamo andare a controllare. Ok, voglio questa volta invece proprio staccarlo. Per staccarlo devo togliere questo, quindi andiamo a rismontare, vediamo se quello è il problema. Ok, che cacchio hai combinato, queste parti usurate che sono? Spero che non mi intendi. Cioè, cose che non riguardano ciò, perché sennò mi arrabbio. Ok, dobbiamo togliere, abbiamo detto, l'ammortizzatore. Ok, ammortizzatore anteriore sinistro C. Ok, sperando si possa. Vediamo un po'. Ecco qua, 15%, attenzione, l'abbiamo ritrovato. La molla. Ok, la molla sta messa bene. Quindi è l'ammortizzatore il problema. Quindi l'abbiamo trovato per fortuna. Per fortuna. Andiamo subito vicino al computer. Ok, andiamo a comprare il nostro ammortizzatore. Ok, saliamo su. Ok, abbiamo perso davvero molto tempo. Molto tempo. Ok, ammortizzatore. Abbiamo detto anteriore sinistro C. Sinistro C. Perfetto, per 150. Daccelo subito, come stai? Muoviti. Veloce, rapido. Perfetto, 100%. Andiamo a rimontarlo. Sperando che non ci siano altri problemi. Perché se no te ne vai da un altro meccanico. E lo sai perché vai da un altro meccanico? Perché ci hai stufato. Ok, andiamo a mettere la molla che era al 95%. Ok, adesso possiamo montare l'ammortizzatore. Non ho visto neanche se potevamo ripararlo. Probabilmente sì. Dovrebbero essere cose riparabili. Perfetto, andiamo a chiudere qui. Chiudiamo anche qua. Poi aggiungiamo il tirante. No, questo non è il tirante. Ecco qua, collegamento esterno. Magari se si possono riparare, poi li ripariamo. E in futuro, se ci serviranno, li riutilizzeremo. E andiamo a rimetterci il pneumatico. Che anche era abbastanza usurato. Non credo usurato, penso più distrutto totalmente. Ok, aggiungiamo gli ultimi bulloni. E adesso devi dirci solamente è stato riparato tuttissimo. Mostra ordine. Ed ecco qua, sostituisci tutte le parti usurate per 3000 dollari. E
E andiamo al prossimo incarico che vedremo solamente e ripareremo, aggiusteremo tutto ciò che ci chiederanno nel prossimo video. Intanto controlliamo solamente cosa dobbiamo fare, cosa ci aspetta come primo incarico. Ok, sostituisci tutte le pastiglie di freni. Ok, abbastanza semplice, quindi anche veloce. Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, arrivederci!